Dopo pronostici, speranze e dita incrociate, Emma Stone si porta a casa l'Oscar come miglior attrice protagonista in La La Land. La carriera della giovane rossa è costellata di tanti successi e per festeggiare la sua vittoria vogliamo ricordare i 5 più memorabili. Dopo aver solleticato la curiosità di molti con il piccolo cult Benvenuti a Zombieland, Emma Stone riceve il suo primo ruolo da protagonista in Easy Girl, una commedia brillante ambientata tra i corridoi dei college americani affollati di pregiudizi e gossip tra coetanei. Un film che dimostra quanto Emma sia tagliata per i ruoli comici e un po' dissacranti. Possiamo definire Crazy Stupid Love come il primo appuntamento cinematografico tra la Stone e Ryan Gosling. Col senno di poi, qui è facile scovare le prime significative tracce della forte intesa tra i due attori. Carica erotica, effusioni e un'armonia fatta anche di prese in giro e battute cattivelle. Non è facile farsi notare in un cast composto da professioniste del calibro di Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard. Eppure la Stone ci riesce. Ad essere premiate e nominate saranno altre, ma il cambio di rotta che abbandona la commedia ha il sapore di una prova di maturità, ovviamente superata. Andrew Garfield sostituisce Tobey Maguire nel nuovo ciclo di film dedicati a Spider-Man nel 2012. A rubare il cuore dell'Uomo Ragno c'è il primo grande amore del supereroe, Gwen Stacy, interpretata ovviamente da Emma Stone. Di questo secondo ciclo di Spider-Man, ciò che ricorderemo tutti, oltre la morte di Gwen, è la love story che i due attori hanno vissuto anche fuori dal set. Si sa, Woody Allen ama affezionarsi alle interpreti dei suoi film ed è accaduto anche alla bella Emma. In Magic in the Moonlight, il personaggio della Stone è una medium imbrogliona, mentre in Irrational Man è tutto l'opposto, una ragazza innamorata ma disposta a mettere da parte i suoi sentimenti per il bene della giustizia. In Birdman, Alejandro González Iñárritu mette al centro del suo racconto la frustrazione di un attore vittima di se stesso e della sua antica gloria, affidando ad Emma Stone il ruolo della figlia ex tossicodipendente che si muove dietro le quinte dello spettacolo teatrale del padre, stralunata e disorientata. Iñárritu le regala la prima nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Trovare un solo momento di La La Land dove Emma Stone non si dimostri eccelsa è ardua impresa. In una tempesta di sorrisi, lacrime e smorfie, ciò che colpisce dell'attrice è sempre il suo sguardo, quegli occhioni verdi diventati ormai il marchio di fabbrica della bella Emma.